In questi giorni è notizia che diversi comuni della Riviera Adriatica, non in Emilia Romagna, in particolare il comune di Senigallia, hanno fatto delle ordinanze per limitare, quindi perché gli stabilimenti balneari in particolare, ma anche tutti gli esercizi, distribuiscono ai propri clienti piatti, bicchieri, cannucce, sacchetti per la spesa che siano realizzati in materiale biodegradabile e compostabile. Questo perché sappiamo tutti, e come poi già citato nella risoluzione 7233, che il tema della plastica in mare è un tema importante e quindi chi vive la riviera vive ancora più maggiormente questo problema, e quindi noi riteniamo che la Regione possa sostenere le iniziative dei comuni che vogliono adottare questi provvedimenti, quindi sostenere con coordinamento, perché sarebbe interessante che tutti i comuni della Riviera Emiliano-Romagnola agissero insieme, quindi con coordinamento, consulenza mirata, e la Regione può comunque fare azione informativa anche sui siti istituzionali ed eventualmente valutare anche degli strumenti che aiutino i comuni ad aiutare gli esercenti nel passaggio da un'economia lineare, che è quella della plastica, che poi ha grossi problemi a essere riciclata e poi facilmente finisce in mare, invece a passare a un'economia circolare, quindi a utilizzare materiale biodegradabile e compostabile. E aggiungo poi che ho aggiunto un subemendamento al subemendamento della consigliera Prodi, che giustamente cita che nell'iter parlamentare c'è un progetto di legge che parla di marine litter e di pulizia del mare, e mi sembra corretto precisare che oltre a quel progetto di legge c'è stato un impegno esplicito anche del Ministero dell'Ambiente a presentare poi un progetto di legge, il cosiddetto Salva Mare. Quindi citiamo, diciamo, insieme e sosteniamo insieme tutti gli sforzi che si stanno facendo anche a livello parlamentare e di governo.